Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. Io sono Lucia e oggi prepareremo insieme una ricetta di un pollo un po' alternativo. Questo pollo lo cuoceremo al cartoccio, in un cartoccio fatto di carta d'alluminio e poi in forno. E vi assicuro che è qualcosa di spettacolare. Andiamo insieme a prepararlo. Allora, vi elenco gli ingredienti. Per prima cosa ci servirà mezzo petto di pollo, questo è circa 350 grammi. 4-5 fette di speck, io prendo quello della Lidl, mi trovo benissimo. Uno spicchio d'aglio, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, un cucchiaio circa di burro di arachidi. Io questo l'ho comprato in un negozio, diciamo, di quelli indiani, insomma, potete trovarlo in qualsiasi supermercato. Un po' di peperoncino e un pizzico di sale. Iniziamo subito a preparare il pollo. Per prima cosa andiamo a sbucciare lo spicchio d'aglio e a togliere la camicia esterna. Io utilizzerò questo piatto come contenitore per preparare il pollo, che poi verserò nel cartoccio di carta stagnola. Quindi preparo l'aglio a pezzettini, io li faccio abbastanza grossi perché se avete visto qualche mio video sapete già che io non lo digerisco, quindi lo faccio a pezzettoni abbastanza grossi in modo poi da poterlo togliere. Un pizzico di sale. Al pollo pratichiamo dei tagli così. Perché all'interno di questi tagli andremo a inserire un po' di burro d'arachidi per dare sapore. Con l'aiuto di una forchetta andiamo a inserire un po' di burro di arachidi all'interno di queste tasche. Eccomi, ho lavato le mani, adesso apriamo la confezione dello speck. Sempre se ci riusciamo. Allora, se come me non ci riuscite, prendete un bel coltello e tagliate la confezione. Facendo molta attenzione a non tagliarvi anche le mani. Adesso con le fette di speck andate a bardare la parte superiore del pollo, o insomma andate un po' tutto intorno. Ed ecco qui che abbiamo creato il nostro pollo bardato con lo speck. Come vedete io ho utilizzato 4 fette, riuscite a metterne anche 5, però per me adesso diciamo che 4 vanno più che bene. Versiamo il pollo all'interno del cartoccio di carta di alluminio. Iniziamo a chiudere un po' il pacchetto
perché all'interno del cartoccio io andrò a versare l'olio d'oliva con un po' di peperoncino. A noi personalmente il peperoncino piace, quindi comunque lo metto un po' ovunque, però se non preferite il peperoncino e volete sostituirlo con del pepe nero, potete farlo tranquillamente. Io ho aggiunto il peperoncino all'olio e adesso lo andrò a versare sopra il pollo. Chiudiamo il cartoccio. Forno. Questo dovrà rimanere in forno a 180 gradi per 50 minuti circa, quindi vado ad infornare e ci vediamo più tardi. Eccoci qui dopo la cottura in forno. Io l'ho lasciato in forno 60 minuti e vi ricordo che la grandezza del pollo era circa 300-350 grammi. Andiamo ad aprire insieme. Ecco qui il risultato, il pollo è cotto, io lo porterò in tavola così nel cartoccio e poi ognuno affetterà diciamo la porzione desiderata. E con questo è tutto, io vi auguro buon appetito e ci vediamo al prossimo video. Ciao!